Siamo nel cuore di Istanbul, in piazza Aksaray. Qui i profughi trovano tutto ciò che serve. Trafficanti, autobus per il confine e anche passaporti falsi. Questa è una vera e propria piazza criminale. Sefik Dinç è un giornalista d'inchiesta del quotidiano Habertürk. Il giro dei passaporti falsi è gestito da siriani, iracheni, afghani, ma soprattutto da iraniani, con la complicità di funzionari e poliziotti turchi, ovviamente. Sappiamo che centinaia, forse migliaia di passaporti siriani, nuovi, ancora da compilare, sono stati trafugati durante la guerra e sono stati portati qui in Turchia pronti per essere falsificati. I passaporti siriani sono molto richiesti, soprattutto tra chi non è siriano e vuole entrare e uscire dalla Turchia. Sefik Dinç mi spiega che gli acquirenti non sono solo profughi che vogliono sembrare siriani, ma sono soprattutto persone che vogliono cambiare identità e che si spostano anche in aereo, usando passaporti falsi, non solo siriani, ma anche europei. Io ad esempio mi sono finto profugo e con 500 euro ho rimediato un passaporto finlandese. Questo sei tu, sì, questo è il tuo nome? Dink, Mehmet, Sefik. Yes. This is the true one. True one, yes. Ok. E lo sai qual è il colmo? Che ora stanno indagando su di me e non sul traffico che ho denunciato. Per capire quanto sia facile comprare un passaporto falso a Istanbul, iniziamo a girare con una camera nascosta. Tutta la zona è videosorvegliata. Where are you from? Iraq. Where are you going? I have a passport. You are going to take a passport? Yes, passport. So in passport, Istanbul. Somebody told me that here in Istanbul it's possible to buy passport. Yes. It's true? True. And I want to buy a passport. European passport or? Syrian. Syrian. An empty passport, Syrian passport, without picture, without name, without anything, where I can write the name I want, where I can put the picture I want. Why you need the passport? Yeah, I want to buy a passport for somebody. He needs to pretend to be Syrian. Okay. Okay. Is he ISIS? No. C'è un question. Due giorni dopo ritorniamo nella stessa piazza e guardate che cosa ci viene offerto. This is a true passport? This is true. And who is this person here? I don't know. Has been stolen this passport? Yeah. Okay. Yeah. He's empty? No stamps? No stamps. Yeah, he has Turkish stamps. We can put the picture of another, yes, of another, yes, person? Yes. Okay. How much money? 700 euro. I can give you the photos? Okay. Okay. Semplice, due foto tessera, 700 euro e il gioco è fatto, perché a Istanbul esiste un enorme mercato nero dei passaporti falsi ed è proprio qui che uno dei kamikaze della strage di Parigi potrebbe aver acquistato quel passaporto siriano contraffatto che porta il nome di Ahmad al-Mohamed, con il quale sarebbe entrato da profugo in Europa all'inizio di ottobre, passando proprio dalla Turchia.